Ciao a tutti da Carla, sono Divertirsi in Cucina. Oggi prepariamo la chiffon cake. Questo genere di ricetta vi piace tantissimo, quindi vi propongo un'altra versione. Infatti ho già registrato la ricetta della chiffon cake con la Nutella e della chiffon cake soffice all'arancia. Vi lascio le ricette qui sopra, cliccate sulla i. Adesso proverò questa ricetta che hanno dato a Chiara a scuola. Questo è proprio un foglio della sua dispensa di ricette e la voglio provare insieme a voi. Come ingredienti abbiamo bisogno di 300 g di farina, 5 uova intere, 160 g d'acqua, 13 g di lievito in polvere per dolci, 8 g di crema tartaro, 300 g di zucchero, 125 g di olio di semi di mais, una bustina di vanillina, la buccia di due limoni, un pizzico di sale. Nelle istruzioni viene preparata con la planetaria, io la preparerò con lo sbattitore elettrico, comunque vi leggo la ricetta proprio così come la trovo scritta. Riunite nella ciotola della planetaria i tuorli e 200 g di zucchero, quindi montateli con il gancio a frusta fino a che diventino chiare e spumose. Io, come vi ho detto, utilizzo lo sbattitore elettrico, quindi all'interno di una ciotola ho inserito i tuorli e adesso aggiungo 200 g di zucchero. Mescolo con lo sbattitore elettrico. Proseguiamo, le istruzioni dicono: unite l'olio al composto con la macchina in funzione al minimo della velocità. Quindi adesso accendo le mie fruste e incorporo l'olio. Poi unite il sale, la scorza di due limoni grattugiati ed infine l'acqua, azionando la macchina dopo ogni aggiunta per incorporare bene gli ingredienti. Quindi adesso io andrò ad aggiungere il sale, mescolo, scorza di due limoni, mescolo, infine acqua e mescolo. Inizio con il pizzichino di sale. Limoni, mescolo, acqua, l'acqua è a temperatura ambiente, mescolo, mettete da parte il composto ottenuto e procedete con gli albumi. Io ho già fatto questo passaggio per portarmi avanti col lavoro. Ecco qui gli albumi montati a neve. Ho seguito queste istruzioni, riuniti in una nuova ciotola dell'impastatrice gli albumi, il crema tartaro e lo zucchero rimasto, che sarebbero 100 grammi. Azionate la macchina dotata di gancio a frusta e lasciate lavorare a velocità sostenuta fino a che gli albumi non siano ben montati. Io ho inserito gli albumi all'interno della ciotola, ho aggiunto lo zucchero, ho aggiunto il crema tartaro e ho montato con lo sbattitore elettrico. Ed eccoli qui gli albumi. Colgo l'occasione per dirvi due paroline sul crema tartaro. Vi dico queste due paroline perché sono domande che mi fate sempre. Allora, che cos'è il crema tartaro? È un agente lievitante naturale. Lo trovate in vendita in bustine come questa. Lo trovate al supermercato vicino al lievito. Potete non metterlo? No, per questa ricetta è fondamentale, quindi non potete eliminare questo ingrediente. Adesso procediamo. Setacciate la farina insieme al lievito e alla vanillina e incorporatela alla montata di tuorli mescolando il tutto con la mano e con un movimento dal basso verso l'alto. All'interno del mio piccolo setaccio aggiungo la farina, il lievito e la vanillina. Setaccio, quindi incorporo la farina e il lievito delicatamente con movimenti che vanno dal basso verso l'alto.
Proseguo così fino ad incorporare tutta la farina. Ci vediamo dopo. Dovrei esserci. Poi versate il composto di tuorlo e farina negli albumi e incorporate i due composti mescolando sempre con la mano e con un movimento dal basso verso l'alto. Quindi questo composto va aggiunto agli albumi. Ecco, adesso incorporo delicatamente con movimenti che vanno dal basso verso l'alto. Ci vuole un pochino di pazienza, però ne vale la pena. Ci vediamo dopo. Eccomi tornata. Direi che ci siamo. Allora, versate il composto nello stampo da chiffon cake fino a riempirlo a tre quarti della sua capienza. Infornate a 180 gradi per circa 55 minuti. Una volta cotta, sfornate la chiffon cake e fatela raffreddare a testa in giù. Spolverate la torta con abbondante zucchero a velo. Ecco lo stampo, verso, e poi in forno a 180 gradi 55 minuti. Ecco qui la chiffon cake, l'ho appena tolta dal forno, è stata in forno esattamente 55 minuti e adesso la lascio raffreddare così all'interno dello stampo. Ho messo lo stampo a rovescio, come vedete si regge sui suoi piedini. Adesso aspetto che si stacchi da sola. Non so se riuscite a vedere come sta scendendo. La nostra ciambella è caduta a terra, come potete vedere. Togliete delicatamente lo stampo. Eccola qui. Se dovesse accadere che la chiffon cake non si stacca dallo stampo dopo diverse ore, aiutatevi con una spatola o con la lama di un coltello. Questo può succedere soprattutto se utilizzate degli stampi non professionali. Quindi voi lasciatela raffreddare bene, se però dopo diverse ore notate che non si stacca dallo stampo, aiutatevi appunto con un coltello o con una spatola. Adesso la giro, la metto su un piatto da portata e spolverizzo con zucchero a velo. Altezza rilevata 9 cm. Pronti per il taglio? No! Che è pronta? Posso mangiare? Posso finire il video? Eccola qua, sofficissima. Anche questa versione di chiffon cake è venuta perfetta. Grazie a Chiara che ha condiviso la ricetta della scuola. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Se provate a farla fateci sapere. Se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi. E nulla, ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao!